Thank you for watching. appuntamento con il MAIG Notizie, quest'oggi parliamo di agitazione del personale dipendente del comune di Acquaviva delle Fonti. Questo documento che risale all'8 febbraio scorso che vi proponiamo, vi leggo integralmente. Egregio signor Sindaco, scrivono i numerosi firmatari, quindi eh, si ritiene che la maggior parte delle sigle sindacali eh, lo abbiano sottoscritto. Se non tutte, ecco. E diciamo che è indirizzata al dottor Davide Carlucci. Egregio signor sindaco scrivono: È notorio a tutti che il personale dipendente ogni giorno diminuisce a causa di pensionamenti e di malattie vere di alcuni dipendenti. Non viene rimpiazzato da altro personale a causa delle ristrettezze della finanza pubblica, che non permette nuove assunzioni e che con sacrifici e spirito di abnegazione lavora e si prende in carica anche il lavoro dei colleghi ormai pensionati e o assenti per malattia. Desideriamo informarla che quanto sopra sta provocando inevitabilmente e da tempo a tutto il personale dipendente, uno stato di quel famoso stress correlato da lavoro di cui nessuno parla e nessuno si preoccupa, nonché conseguenzialmente uno stato di disagio psicoaffettivo nei confronti della pubblica amministrazione, esternato sia in forma pubblica sia in maniera riservata da molti dipendenti. La cosa non va bene. Noi siamo pubblici, dipendenti e rispettiamo i nostri amministratori, i nostri dirigenti e soprattutto i cittadini, ma nello stesso tempo desideriamo essere rispettati dai nostri amministratori e dai nostri dirigenti. Adesso c'è sentore di riorganizzazione della macchina burocratica con trasferimenti di alcuni dipendenti che, da quanto è possibile sapere, potrebbero essere di documento più che di aiuto alla macchina amministrativa. Eppure i sindacati in tempi non sospetti hanno dato dei consigli ma non sono stati ascoltati e adesso ci troviamo in questa situazione. Carissimo signor Sindaco, la invitiamo a riflettere su quello che la pubblica amministrazione intende fare e ad aprire un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali per analizzare le situazioni dei vari settori e valutarle al meglio per prendere opportuni e ponderati provvedimenti. Noi vi offriamo sempre e comunque la collaborazione al fine di far funzionare al meglio la macchina amministrativa. Distinti saluti. E tante sono le firme. Distinti saluti. Ecco. Nessuno ne parla. Eh, ne parliamo noi? E come nessuno ne parla? Ne parliamo noi, certo. Ne parliamo noi perché? Perché questo stato di agitazione, che è stato comunicato l'8 febbraio 2017, pone un problema rilevante all'attenzione dell'opinione pubblica e quindi degli acquavivesi. Ossia, come può crescere una comunità se l'apparato comunale, burocratico, non è in grado di rispondere alle incompense e quindi alle esigenze della città? perché dove si specifica che si lavora sotto stress significa che si sta lavorando con ritmi non idoni, si sta lavorando in una condizione per cui forse non si riesce a dare il meglio, perché si è sotto stress. E allora questa amministrazione comunale che viene chiamata ad aprire un tavolo, dove non è stata capace di farlo con i commercianti, con gli artigiani, con le associazioni dei consumatori, fosse il caso che pieghi un po' la testa e apra un tavolo con le organizzazioni sindacali. Eh, non vorremmo ritrovarci in un prossimo futuro a divulgare la notizia che i dipendenti comunali hanno proclamato lo sciopero e a ritrovare qualche ufficio chiuso. Ecco, è bene quindi che l'amministrazione comunale, magari facendosi consigliare dall'ex sindacalista Luca Di Napoli alla CGL, che sicuramente rispetta i lavoratori, e facendosi consigliare da lui, apra un tavolo. So che in questo periodo, in cui c'è il Partito Democratico che è un po' in agitazione, sia a livello nazionale che regionale, ma soprattutto a livello locale per quello che ci riguarda e ecco, i problemi sono tanti e magari l'amministrazione comunale più che i fatti concreti del palazzo debba pensare alle poltrone come tra virgolette abbiamo detto ieri nel senso che anziché risolvere i problemi della città e quindi i problemi dei dipendenti e rendere la macchina burocratica più efficiente si perdono di vista quei valori reali, quei fatti importanti perché bisogna garantire la governabilità e quando si vuole garantire la governabilità tutto è consentito anche magari costringere i dipendenti comunali a subire lo stress. Ma non è possibile anche in questo caso che questo documento, seppure risalga all'8 febbraio, è passata quasi una settimana e la minoranza non è ancora parlato. Sotto stress anche la minoranza. Sono in numero insufficiente anche i componenti della minoranza. Perché i cittadini sanno bene che la maggioranza non ha nessun interesse a parlare di un problema che riguarda il loro gruppo. Ma non comprende il perché anche la minoranza non ne parli. È un argomento importante, stiamo parlando di uffici, stiamo parlando di settori che devono dare poi le giuste risposte. Stiamo parlando di premialità che riguardano i dirigenti, i capi ripartizione per intenderci, i capi. E allora non vorremmo che i piccoli dipendenti lavorino sotto stress, e non ricevono nemmeno il giusto riconoscimento economico che invece viene garantito ai dirigenti, ai capi ripartizione per intenderci. La cosa non va bene, scrivono i sindacati, perché noi siamo pubblici dipendenti e rispettiamo i nostri amministratori, i nostri dirigenti e soprattutto i cittadini, ma nello stesso tempo desideriamo essere rispettati dai nostri amministratori e dai nostri dirigenti, quindi Attualmente non c'è questo dialogo, attualmente significa che l'amministrazione comunale non rispetta i dipendenti. In passato abbiamo raccontato di qualche grida attraverso le stanze del corridoio, attraverso un rincorso eccetera eccetera, ma questo fa parte del pettegolezzo come quello che ha portato poi Lava Valle a lasciare l'assessorato a diventare consigliere comunale, sono pettegolezzi so che interessano i cittadini perché bisogna raccontarli quando si va dal parrucchiere, quando si va al mercato, ma in realtà se i, le sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dipendente la cosa è gravissima perché significa che così come in maniera arrogante dice un gruppo di simpatizzanti iscritti al Partito Democratico, si amministra la città, nella stessa maniera evidentemente arrogante ci si comporta nei confronti dei cittadini. E le due cose dobbiamo misurarle, le dobbiamo mettere insieme e quindi ci auguriamo che a presto il carissimo, come scrivono i sindacati, signor Sindaco, possa aprire questo tavolo e magari in maniera trasparente comunicare anche. Ai mass media, non solo a quelli amici di regime, chiamiamoli così, comunicare, non perché si faccia propaganda, ma per fare informazione, quando sarà aperto questo tavolo e magari dare la possibilità anche ai giornalisti di partecipare. O oh, se si vuole continuare ad amministrare la città di Acquaviva come se fosse casa loro, potranno comunque farlo nelle segrete stanze, l'importante è che risolvano al più presto il problema. Vi lasciamo un'intervista, un'intervista che invece ci rende la vita più serena, più allegra, perché quando si gusta un dolcetto, quando si gusta una fetta di torta, senza abusarne, eh, è logico che non dobbiamo abusare, no, a giusta misura noi siamo più allegri, almeno io mi sento più allegro quando mangio un dolcetto. Eh, non so voi, ma penso di sì. E come sono allegri? Giovanni Ancona e Gianfranco Nardulli, che con la loro arte pasticcera propongono quotidianamente delle delizie, che noi tutti ammiriamo perché hanno anche la loro coreografia, la loro bellezza, i loro colori, ma per quello che mi riguarda soprattutto si gustano queste delizie. Una giuria ha avuto il compito di selezionare tra... I 130 partecipanti ad un concorso che si è svolto in Emilia-Romagna ha dovuto selezionare 10 concorrenti e fra questi 10 concorrenti c'era il nostro Gianfranco Nardulli. Perché il nostro? Perché è di Acquaviva delle Fonti. E quindi opera ad Acquaviva delle Fonti, è un cittadino di Acquaviva delle Fonti e quando è andato in Emilia-Romagna, quando è andato a Rimini ha partecipato a questa finale... Oltre al nome si è detto che era di Acquaviva delle Fonti. Ecco, non è che si debba parlare per forza di Cipolla per dire che c'è la città di Acquaviva delle Fonti. Quindi ha raggiunto questo ambito traguardo. Purtroppo non è stato il primo classificato. Per pochissimo non ce l'ha fatta, ma come si suol dire l'importante è partecipare e per quello che ci riguarda... E l'importante è gustarli questi dolcetti. E quindi non è che vogliamo essere invidiosi della giuria che ne ha gustati un bel po', ma siamo sicuramente contenti che Gianfranco abbia potuto fare questa esperienza. Parliamo di pasticceria, parliamo di cioccolato, parliamo di grandi creazioni che oltre, come ho detto prima, a dare l'immagine, la coreografia, devono dare il senso che non è solo il sapore, ma il senso logico, un'idea, un progetto che viene, come per un ingegnere messo su carta per edificare un fabbricato, una villa, un'abitazione, Gianfranco ha predisposto un progetto di cioccolato. E attraverso le interviste a Giovanni Ancona e allo stesso Gianfranco Nardulli scopriamo come nasce questa passione e come si è svolto il concorso. Un saluto a voi tutti, grazie.